E ci tengo a mettere proprio qua sopra una foto di prima, quando non facevo caso alla proporzione di grassi e tenevo i grassi minimi che metto qua sullo schermo, e la foto dopo, che è appunto dopo tutto questo periodo in cui ho alzato i grassi. Benvenuti ad un altro video. Il titolo un pochino estremo, ma è la verità. Alla fine, da giugno ho cambiato un attimino la mia alimentazione. Da quando ho iniziato a lavorare con il mio coach Menno Hanselmans, abbiamo praticamente invertito quello che ho sempre fatto per gli ultimi 2 anni. Negli ultimi 2 anni consumavo un sacco di carboidrati in proporzione ai grassi, quindi mantenevo i miei grassi senza scendere sotto un limite minimo che era intorno ai 40 grammi, ma diciamo che provavo a prendere più energia possibile anche quando stavo in deficit calorico dai carboidrati. Quindi la proporzione dei miei carboidrati solitamente era molto più alta rispetto ai miei grassi. Ma da giugno ho cambiato sia la scelta degli alimenti, e alcuni di voi l'hanno visto nei miei video, avete visto che mentre prima mangiavo pochissimo pesce, poco salmone, andavo più sulla carne, mangiavo poco avocado. Da giugno in poi ho iniziato a includere un sacco di salmone, un sacco di avocado, molto più cioccolato fondente. Anche questo secondo me è quello che mi ha aiutato a veramente notare una grossa differenza in termini visivi e a livello fisico. Da giugno penso di aver fatto degli ottimi progressi sul mio fisio, e quindi volevo semplicemente farci un video così che vi posso spiegare questa mia nuova, tra virgolette, alimentazione, così che anche tu, se vuoi prendere qualche spunto, lo puoi fare benissimo. E allora, non c'è niente di magico nel fatto che ho aumentato i grassi, e non prendetelo come gli estremi, ovvero i grassi sono molto meglio dei carboidrati. Non è assolutamente così. Provo a spiegarvi in questo video. Ognuno di noi ha una certa tolleranza ai carboidrati, e solitamente le ragazze hanno una tolleranza un pochino minore, ed effettivamente la dieta e le diete che una persona imposta per una donna sono tendenzialmente più alte in grasso rispetto a magari una dieta che potremmo fare per i maschi. La cosa fondamentale che dico è che non bisogna scendere sotto un minimo di grassi, che generalmente sono appunto 35-40 grammi sia per una donna che per un maschio, per il corretto funzionamento ormonale. E per quanto la cosa più importante è l'introito calorico e l'obiettivo proteico, e si è vista in molta ricerca scientifica sia in deficit che in mantenimento che la proporzione di carbo a grassi o grassi a carbo non è così importante e non cambia il risultato di un periodo di definizione se le calorie e le proteine sono identiche. Ovvero, se io prendo due persone, le metto stesse calorie, stesse proteine, quindi stesso deficit calorico, metti stesse proteine e uno dei due va più in alto in carbo e un altro va più in alto in grassi, i risultati non vediamo differenze nella ricerca scientifica. Quindi è molto a preferenza, è molto a individualizzazione sulla base della carb tolerance, della tolleranza ai carboidrati e della scelta degli alimenti preferiti. Quindi se una persona preferisce mangiare pasta, pizza più sui carboidrati, un'altra persona invece preferisce mangiare più sui grassi, qui è come generalmente consiglierei di scegliere se fare un approccio più low carb o un approccio più low fat. Ma a parità di calorie e a parità di proteine, in deficit e in mantenimento non sembra fare la differenza. E non possiamo dire la stessa cosa però quando andiamo in surplus calorico, perché in surplus calorico stiamo fornendo maggiori energie al nostro corpo, e se non stiamo attenti i grassi si possono trasformare in grasso più rapidamente rispetto ai carboidrati. Questo è perché ci sono dei cicli, dei processi e delle pathways metaboliche che trasformare grasso in grasso richiede meno energia rispetto a trasformare carboidrato in grasso o proteine in grasso. Quindi quando andiamo in surplus calorico è vero che tendenzialmente sarebbe comunque meglio prediligere i carboidrati rispetto ai grassi. Nonostante questo, io in quest'ultimo periodo, quindi da giugno, sono stato più o meno su una ricomposizione con gran parte delle mie calorie a mantenimento, e ho fatto anche un mini cut. Quindi nella condizione di mantenimento in deficit io posso tranquillamente alzare tanto i grassi rispetto ai carboidrati, ed è quello che ho fatto negli ultimi 6 mesi, stando con una media di 80 grammi di grassi al giorno. Ci sono state giornate in cui ho aumentato fino a 100 grammi di grassi al giorno, ma direi in media un 75-80 grammi di grassi al giorno, e facendo così mi sento benissimo e mi vedo anche benissimo. Metto le foto sullo schermo, vi lascio decidere a voi. Ragazzi,
ragazzi, noi stiamo andando in palestra ed è uscito il sole, quindi sarà un bel allenamento all'aperto. Abbiamo fatto il solito pasto pre-workout, che solitamente è un frutto, una mela e una delle barrette proteiche di Foodspring. Oggi ho scelto di prendermi solamente la barretta proteica. In palestra becchiamo Sammy, così che lui mi filma un pochino e probabilmente faremo un voice over. Comunque ho cambiato la felpa proprio perché è uscito il sole, questa è un attimino più performance, quindi è un po' meno pesante di quell'altra felpa blu e poi è pure un po' più funzionale perché c'ha degli invisible pockets che si chiudono e praticamente ci ficco dentro al marsupietto tutti i telefoni, roba varia. Comunque noi andiamo. Amore, tu come ti senti? Bene, carica. Super carica. Vediamo quanta gente c'è, perché solitamente col sole c'è un sacco di gente in palestra, però è appena uscito, quindi magari la gente è ancora rimasta a casa. Speriamo. Bella, raga. Ah, raga, siamo appena arrivati in palestra, abbiamo beccato Tommy. Da farvi vedere, Ele che sta iniziando a riscaldarsi mi ha fregato il mio elastico, vero? È fantastico. Invece qua c'è il Sammy. Sammy, non so se vuoi dire ciao al vlog. Ciao al vlog. E sta facendo con la telecamera. Già risolto? Risolto. E funziona. Grande. Yeah. E qua dobbiamo fare... Dobbiamo mantenere la qualità alta. Oggi non so che è successo in questa palestra. Ci sono giorni in cui appunto c'è più gente e altri giorni dove c'è meno gente. Oggi è uno di quei giorni dove è tipo pienissimo. Comunque, giornata C, ultimo giorno della mia programmazione attuale, che ho seguito per ben 18 microcicli, quindi quasi 15 settimane, ultima giornata e poi imposto tutto un nuovo mesociclo e non vedo l'ora. Ok, benvenuti alla porzione di voiceover di questo video. Voglio reiterare i messaggi principali che ho messo all'inizio di questo video. So che potrebbe essere un pochino pesante, ma ci tengo veramente a fare tipo un video che sia tipo un pacchetto completo, così che anche in futuro, se dovete riguardarlo, se avete dubbi, potete tornare a questo video, ve lo riguardate e saprete un pochino le differenze. Allora, a parità di calorie e proteine, si è visto nella letteratura che non ci sono grosse differenze tra un approccio high carb o un approccio high fat. Quindi almeno per quanto riguarda una fase di deficit e o di mantenimento, ok? Quindi se non stiamo in surplus calorico è abbastanza tua scelta se preferisci fare una high carb low fat oppure una high fat low carb, e questo è stato dimostrato diverse volte in molti studi scientifici, e anche per questo dipende molto da te. Quindi ti spingo a provare diversi protocolli e diverse proporzioni per capire a cosa risponde meglio il tuo corpo, se hai grassi o hai carbo più alti. Ovviamente io consiglio di non andare sugli estremi, sono contro gli estremi. Non c'è bisogno di fare una dieta chetogenica, come non c'è bisogno di fare una dieta con i grassi bassissimi. Secondo me stare sempre, diciamo, in un equilibrio di macronutrienti è l'approccio migliore, la scelta migliore per molti di noi. Ti consiglio di porre un minimo in cui non scendi sotto, ad esempio per i grassi se imponi un minimo di 0,6 grammi per chilo corporeo, per molti di noi è non sotto i 35-40 grammi al giorno di grassi, e lo facciamo per essere sicuri che tutti gli ormoni funzionano correttamente. Se sei un maschio il testosterone, se sei una ragazza semplicemente ci assicuriamo che mantieni il ciclo ormonale, mantieni il bilancio ormonale e tutto più correttamente. Però cosa succede quando si va in surplus? Perché c'è da notare che io ho detto tutto questo per chi è in deficit o in mantenimento. In surplus calorico dovremmo iniziare a parlare un po' di più e addentrarci nella biochimica. Magari ad alcuni di voi può interessare, ad altri di no. È molto difficile per me spiegare i processi biochimica su un video del genere, e in più non sono un esperto, nel senso che non ho studiato biochimica eccetera all'università. Se tu che stai ascoltando l'hai studiato e ci tieni a lasciare un commento in cui spieghi passo per passo i metabolic pathways e il perché è più facile trasformare grasso in grasso, fallo pure, perché mi aiuteresti e aiuteresti tante persone a capirlo meglio. Da quello che ne so io e come lo interpreto io, è semplicemente che da tutti e tre i macronutrienti, ovviamente se ci sta un surplus calorico, tutti e tre i macronutrienti possono essere trasformati in grasso. Cosa succede però? Che per i carboidrati il processo non è diretto, anche perché i carboidrati vengono utilizzati come energia, anche perché un surplus di carboidrati può essere immagazzinato prima
come glicogeno nei muscoli, mentre per i grassi, ad esempio, la conversione di grasso in piruvati e un piruvato che si chiama acetil-CoA. Diciamo che non voglio entrare troppo nei dettagli, magari lascio qua sopra il metabolismo. È molto più semplice trasformare grassi in grassi. Diciamo che è tipo come se fosse diretta la trasformazione grassi in grasso rispetto a magari con i carboidrati, che prima passano appunto per altre pathways metaboliche, possono appunto essere conservati come glicogeno nei muscoli, e quindi diciamo che il surplus dai carboidrati potrebbe non, diciamo, diventare tutto grasso, mentre probabilmente un surplus dai grassi potrebbe diventare più facilmente grasso. Ripeto, è una cosa un pochino complicata da spiegare sui video. Se tu l'hai studiata, ce l'hai bene chiara in mente, lascia un commento, ci metto un pin, così che tutti quelli che vengono in questo video lo leggono, e così che sappiamo tutto meglio spiegarlo, anche perché io lo studio in inglese e appunto alcuni termini in italiano non li so bene. Quindi possiamo riassumerlo che in surplus calorico un overfeeding di grassi può risultare in maggiore grasso che viene conservato, come è anche stato visto da Horton et al nel 1995 in uno degli studi, mentre un overfeeding di carboidrati, quindi un surplus calorico di carboidrati, ci sta più ossidazione di quei carboidrati in energia, ok? Quindi il corpo spende e dispende più energia con un surplus che proviene dai carboidrati, di conseguenza il fat storage, quindi ciò che viene immagazzinato come grasso, è un pochino di meno rispetto a se facciamo il surplus calorico con derivante dai grassi, ok? Spero che non sia stato ancora più confusionale questo. Ricordatevi semplicemente che in deficit o in mantenimento, dato che non c'è un surplus di energia, potete letteralmente decidere voi come preferire, se preferite high carb, low fat o l'inverso, mentre con un surplus calorico magari non è la cosa più intelligente sparare i grassi in alto o troppo in alto, perché appunto è più semplice convertirli direttamente in grasso. Quindi questa era l'unica cosa importante per me da dire in questo video. Poi, parlando dell'allenamento di oggi, come vedete ho fatto anche 100 kg di panca, quindi è la dieta che sicuramente mi sta aiutando anche in termini di progressione in palestra, ed è per questo che ci tengo a non essere dogmatico, e anche voi vi spingo a non essere dogmatici e di provare diversi tipi di diete, perché io per vari anni, diciamo, ho seguito una dieta high carb pensando che era quella migliore dal punto di vista di bodybuilding, mentre appena ho switchato a una higher fat è lì che ho veramente notato grosse differenze anche in termini di focus mentale. Il cervello effettivamente usa e predilige come fonte di energia i grassi, quindi oltre che appunto mentalmente mi sento più focalizzato e più ho la mente chiara e limpida, oltre a quello anche in palestra mi sento meglio. Potrebbe essere dovuto che appunto aumentando i grassi rispetto al passato o anche, diciamo, un funzionamento ormonale che è migliore, e niente, io generalmente mi sento meglio con un approccio high fat rispetto ad un approccio high carb, almeno per quanto riguarda questo preciso istante. Ed è per questo che volevo fare questo video, ed è per questo che ti spingo anche a te di non essere troppo dogmatico e di provare entrambe le cose. Magari fai 8 settimane o 12 settimane di un protocollo e poi, senza cambiare nient'altro, semplicemente cambiando la proporzione carb grassi, fai 8 settimane dell'altro protocollo e vedi con quale rispondi meglio, con quale riesci a spingere di più in palestra, con quale ti senti meglio quando ti svegli la mattina, con quale ti senti meglio anche a livello di digestione e di quante volte vai in bagno, eccetera eccetera, di quanto gas c'hai, di quanta flatulenza hai e queste cose qua, così che riesci a capire se magari anche tu hai una tolleranza ai carboidrati minore di quanto pensavi, che è proprio quello che mi è successo a me in questo periodo. Comunque, spero sia stato chiaro. Se tu sei uno dei nerd e sai tutto sulla biochimica, per favore spiegacelo sotto e pinno il tuo commento, e niente, continuiamo con il video. Dai, su! Attaboy. Non avevo un'ottava. Ok,
raga, abbiamo appena finito l'allenamento. Ho fatto 100 kg di panca per 7 ripetizioni, che è un mio mega PR. Ho fatto 100 kg per 7 anche nell'ultima seduta, e quindi su quello abbiamo pareggiato. Ma l'ultima seduta non ero sicurissimo. Sapete, la prima volta quando ho fatto un nuovo PR con un carico pesante, dite: ma era fortuna quella volta o effettivamente tipo riesco a replicarlo? E in questo caso abbiamo fatto anche oggi. Overall è andato bene, mi sento bene. Ultimo giorno di questo mesociclo di 15 microcicli, e penso che comunque manterrò il full body, ma cambio un attimino gli esercizi nelle sedute e potenzialmente anche inverto alcuni movimenti, alcuni gruppi muscolari. Ora ci penso bene. Penso che uno dei miei punti deboli e su cui voglio lavorare veramente siano le gambe, come al solito, le braccia, che però adesso stanno rispondendo bene, e in generale forse un pochino le spalle. Quindi devo un attimo vedere come sistemare le cose. Detto questo, io ed Ele siamo stanchi e lei sta facendo o farà i vlogmas, quindi se volete andate pure a iscrivervi sul suo canale e ci vediamo a casa. A dopo. Tu sei bella. Nota, mi devo veramente andare a tagliare i capelli, che è da tipo un mese e mezzo che non vado, infatti sono un po'... Scusate raga, se mi vedete così, li taglio domani, promesso. Ora di mostrarvi un pasto. Ele è stata carinissima e come fa tutte le sere io mi metto sul divano, lei cucina, è la migliore. E mi raccomando ragazzi, se volete dei pasti buoni andate sul suo canale, che è una bomba. Cosa hai fatto stasera, amore mio? Allora, qua è pollo, il solito pollo al mandarino, che ormai saranno annoiati da questo pollo al mandarino, ma oggi c'è una variante ragazzi, ci ho aggiunto la zucca che abbiamo cotto prima al forno e poi l'ho messa a ripassare insieme al pollo. Vi garantisco una bomba, dai, guardatelo e ditemi se non è una bomba. Sì, sì, dai. Sembra buonissimo. E in più ci abbiamo fatto accanto un paio di uova per un po' più di grassi, e un'altra fonte di grassi che andrò a prendere stasera è anche questo hummus. E diciamo che le fonti di grassi principali sono hummus o qualsiasi cosa spalmabile, ad esempio anche l'avocado, solitamente mi faccio il guacamole, le uova un'ottima fonte, l'olio che aggiungiamo quando cuciniamo il pollo o la zucca, e anche ovviamente il cioccolato, ma questo ve lo faccio vedere più tardi perché per ora questa è la cena principale. E in più un po' di carboidrati ci sono, ho ancora qua mezzo del riso integrale, questi dovrebbe essere intorno ai 100 grammi cotto. Me ne sono fatti 100 grammi pure a pranzo, e quindi è un po' così. Invece di pensare alla fonte di carboidrati come fonte, come cosa principale del pasto, penso alle proteine, poi alle verdure, che c'è Ele che appunto fa tutto al forno ed è bravissima, poi ci aggiungo qualche grasso, quindi penso anche a quello, e letteralmente la fonte di carboidrati è l'ultima cosa a cui penso quando costruisco i pasti. Yeah, this looks amazing. Ok ragazzi, giunta l'ora del piccolo dessert serale. Questo è cioccolato fondente dolcificato con lo stevia ed è buonissimo. Mi faccio due zollette che sono 20 grammi. Poi qua c'ho un bowl di questi cereali Smacks, che dovrebbe essere al miele, che sono buonissimi. E mi faccio anche un bicchiere latte scremato per un po' più di proteine. Questo fonte di grassi, questo è carbo, questo è latte. Per chi si chiedesse oddio cosa stai mangiando, dieta flessibile e in moderazione, va tutto benissimo. Giorno seguente, so che questo video può essere stato un pochino pesante, ci tenevo però a fare un video del genere per spiegare, spero che almeno sia pesante, però almeno un pochino utile dall'altro lato. Non aver paura se vuoi provare un approccio con i grassi un pochino più alto e sei in deficit o in mantenimento, te lo consiglio. Io mi sto sentendo veramente molto molto bene, e magari nei prossimi video provo a farli un po' meno pesanti e un pochino più tranquilli come vlog, ma fammi sapere se questo stile ti è piaciuto oppure no, se è troppo nei dettagli diciamo. E da questo anche voglio farvi vedere che anch'io sto ancora imparando e sto ancora studiando e mi leggo le ricerche scientifiche e provo a mettere tutto insieme, e
niente è al 100% sicuro per quanto riguarda la scienza. La scienza è un puzzle e provano a mettere, no, dei diversi pezzi del puzzle insieme, dei diversi tasselli insieme, e magari escono nuovi studi che tendenzialmente tengono a far girare in un certo modo, diciamo, la verità scientifica. E per quanto riguarda, penso, la dieta, penso che ne abbiamo capito abbastanza, ma ci saranno sempre nuovi studi che magari ci rendono più chiaro il perché di certi meccanismi nel nostro corpo. Comunque, se tu sei invece un nerd e sei un grande con la biochimica, se lasci il commento apprezzo tantissimo, e sono sicuro che tutta la nostra comunità di Muscoli a Vita apprezza tantissimo. Detto questo, mi raccomando, se ti è piaciuto il video, lasciaci un like. Se vuoi vedere dei pasti buoni, iscriviti al canale di Ele, che sta facendo i vlogmas e sta spaccando. E per terza cosa, se sei arrivato fin qua e hai altri 20 minuti da, tra virgolette, buttare su YouTube, controlla il canale di Kaizen Atletica, perché stiamo mettendo almeno un video a settimana anche là. È un video un po' più chill, un po' più tranquillo, un po' più vloggato e rilassato, e magari è qualcosa di diverso rispetto ai miei video qua. E niente, ti apprezzo tantissimo e noi ci vediamo nel prossimo video.